Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Squillante, Ciancio, Cofano, Coglia, Giuliano, Gugliotta, Lardaga, Lancia, Lanotte, Lelli, no, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Poli è presente, Stelitano, Tredicine, Tredicine è presente, no, non l'avevo sentita, Tutino, Villa, Vitrotti. Ti sono? 15, c'è il numero legale. 15. Cioè, allora, abbiamo il numero legale per aprire la seduta, quindi apriamo il consiglio. Gugliotta sente giustificato, Gugliotta. Sente giustificato, va bene. D'accordo. Allora, nomino quali scrutatori della seduta, i consiglieri Lancia, Benassi e Carloni. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione al tavolo della presidenza. Comunico che sono state presentate ai sensi dell'articolo 58 due mozioni, una riguardante il genocidio del popolo armeno 24 aprile, quindi diciamo ha una scadenza immediata domani, quindi penso di poterla accogliere e discuterla oggi come ultimo punto all'ordine del giorno. L'altra è riguardante, la firma della consigliera Cerquoni, un attimo, e l'altra mozione articolo 58 presentata dai consiglieri del gruppo 5 Stelle riguardante la trattativa in corso tra i dipendenti e amministrazione comunale. Mi sembra un po' l'articolo 58 un po' forte su questo, comunque io l'acquisisco e in un prossimo consiglio la tratteremo. Allora, primo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione per espressione e parere sulla proposta di iniziativa popolare presentata da David H. Maria Giovanna ed altri firmatari, regolamento sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli ed altri intrattenimenti. Su questa proposta abbiamo qui presente la prima firmataria, signora David H., che mi ha chiesto la cortesia di poter intervenire durante la discussione, credo che si possa fare, quindi 5 minuti di appena possibile le do la parola. Allora, cioè chi è che presenta? L'altro consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il provvedimento che oggi è all'attenzione del Consiglio è, come aveva detto lei Presidente, una deliberazione di iniziativa popolare tendente all'approvazione del regolamento sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, spettacoli ed arti di intrattenimenti. La proposta di deliberazione ha la finalità di aggiornare la regolamentazione in atto sulla base delle nuove linee guida che sono state elaborate dalla Commissione Scientifica CITES, l'organo incaricato dal legislatore all'atto dell'emanazione della legge 426 del 1998 a individuare i criteri di detenzione degli animali appunto di questa natura. Abbiamo audito in commissione la prima firmataria e devo dire è stata illuminante per certi versi, perché ci eravamo soffermati nei lavori
sul parere contrario che è stato dato dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale. Bene, confrontando sia le controdeduzioni che ci sono pervenute e che poi, come avevo promesso, insomma la prima firmataria sono state girate a tutti i consiglieri, che in effetti la delibera non si discosta molto dal dettato normativo, che ricordo attiene alla norma originaria, che è la legge 337 del 68, inerente alle disposizioni sui circhi equestri e gli spettacoli viaggianti. Invero il Dipartimento riconosce di non avere una competenza diretta specifica sull'espressione di parere, ma si è limitato a una enucleazione insomma di casistiche che non sarebbero contemplate nelle linee guida approvate nell'anno 2000. In effetti i firmatari della proposta popolare fanno invece riferimento alle nuove linee guida che sono state approvate nel 2006, ancorché poi non recepite con il decreto ministeriale, però voglio dire, comunque la commissione scientifica, che ripeto è l'organo incaricato dal legislatore per la definizione di questi criteri, ne ha definiti di nuovi, ovviamente tendenti alla tutela degli animali per la loro detenzione, quindi per evitare di procurare agli animali inutili sofferenze. La commissione al termine del dibattito non ha espresso un parere, nel senso che i voti favorevoli non sono stati prevalenti rispetto alle astensioni dovute a un concetto, voglio dire, sicuramente accoglibile, insomma non comprensibile da parte dei commissari, che addirittura auspicavano la non regolamentazione, nel senso di essere ancora più drastici e quindi di vietare nell'ambito del Comune di Roma gli spettacoli di intrattenimento con gli animali esotici. La prima firmataria ha ben spiegato, e quindi noi abbiamo acquisito questo dato, che in effetti la deliberazione non intende censurare in alcun modo le attività di queste attività, ma tiene molto ad aggiornare la normativa per ciò che attiene alla tutela degli animali. È una grande sensibilità che abbiamo accolto e che ritengo anche il Consiglio del Municipio possa apprezzare in fase di voto e quindi approvare poi la delibera così come è stata formulata, perché comunque rispondente alle linee guida di cui vi parlavo dell'organismo scientifico del CITES. Grazie. Grazie a lei, consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione, c'è l'assessore De Simoni, voleva dare il parere della Giunta? Prego. Molto velocemente, il parere della Giunta è stato un parere favorevole rispetto a questa proposta di deliberazione, per le cose che venivano ora ricordate, per una sensibilità crescente, devo dire già presente nella amministrazione comunale, che comunque si arricchisce di questo ulteriore atto che specifica una tutela sulle specie selvatiche ed esotiche, senza che questo sia un attacco alle attività circensi in senso generale, che poggiano anche fortunatamente in modo principale sull'abilità di altre arti, professioni che vengono svolte all'interno di queste attività circensi. Sensibilità crescente dovuta alle condizioni di quella che io chiamerei senza esitazione condizioni di detenzione di questi animali, che sono spesso tenuti in cattività senza il rispetto di regole fondamentali, e problemi di carattere anche igienico, e qui lo dico per gli animali in stato di detenzione e anche per le aree circostanti in cui a volte vengono estrinsecate queste attività circensi o spettacoli ed intrattenimenti che utilizzano questi animali esotici o selvatici. Per cui ecco,
per queste considerazioni, che direi sono considerazioni più che di carattere tecnico legate alle questioni anche di igiene, di attenzione, sono anche questioni anche di carattere come dire, di un culturale, nel senso di una sensibilità crescente in questi anni che ci porta a fare anche riflessioni come quelle che sono contenute nella proposta che è oggi all'ordine del giorno. Su questo, lo ripeto, la Giunta ha espresso un parere favorevole rispetto alla proposta. Grazie Assessore. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, non c'è lo spazio qui. Grazie Presidente. Allora, posta già l'importanza dell'iter della proposta di delibera, ovvero che è un iter di iniziativa popolare ed è una cosa che già richiede grande attenzione e che in questa consiliatura ci ha già donato importanti regali come cittadini di Roma e come cittadini italiani e anche direi come esseri umani pronti a riflettere, ovvero ad esempio il registro dei testamenti biologici, che è uno dei regali più importanti che ci è venuto dalla spinta di delibere di iniziativa popolare. E quindi anzitutto il grande rispetto per questo iter. Poi dobbiamo ricordare che dietro ci sono credo circa 9.000 firme di cittadini, che non è poco, il che chiaramente ci impone una grande attenzione. Sono molto lieto anche del parere positivo della Giunta su questo, perché poi invece altrettanta attenzione non è arrivata da quegli uffici che hanno espresso un parere negativo un po' accidentato e farraginoso, dovuto al fatto che le linee guida non erano ancora pubblicate, ma poiché la delibera è in piena continuità con quelle linee guida ed è una delibera all'avanguardia per la salvaguardia dei diritti, non so dire, del benessere animale, perché sul termine diritti degli animali c'è molto dibattito e si potrebbe aprire anche qui un dibattito estremamente ampio, quindi oggi starei al termine della tutela del benessere possibile degli animali. Tant'è che si è arrivati in discussione anche su ma forse bisognerebbe addirittura abolire circhi con animali. Su questo chiaramente a occhio e a un rapido ragionamento non mi troverebbe affatto contrario, anzi credo che sarei d'accordo, perché ritengo che ogni specie vivente debba esibire se stessa anzitutto ai suoi simili, ma comunque va a violare purtroppo la legge nazionale che tutela anche i circhi con animali, quindi lì c'è da lavorare sicuramente. Mi riferisco anche ai colleghi che hanno posto questo problema e da cui dunque spero in un atteggiamento non dico favorevole ma non negativo rispetto a questa delibera. E questa delibera poi per l'appunto ci pone alcune questioni di benessere degli animali selvatici all'interno dei circhi e oltretutto anche di tutela della sicurezza pubblica, cioè di aumentare gli standard di sicurezza. Si ricorderanno i casi in cui ad esempio animali fuggiti dai circhi o hanno seminato il caos o sono stati abbattuti in seguito a queste fughe e quindi hanno pagato prima con la prigionia e poi con la morte gli errori umani e le scelte umane. Quindi senza voler arrivare necessariamente ad estremi di difesa dell'essere vivente non umano, certamente questa delibera non assume un atteggiamento proibizionista, che non potrebbe assumere perché la legge nazionale è a tutela di tutti i circhi, non assume un atteggiamento proibizionista, in questo certamente è
riflessiva e pacata, e dall'altra parte però tutela tutti coloro che sono investiti da questi, da queste rappresentazioni pubbliche, tutela gli esseri viventi non umani, quindi gli animali, gli altri animali, tutela diciamo a livello di sicurezza animali e persone, e tutela anche il benessere di coloro che lavorano all'interno dei circhi o di coloro che forzatamente vi sono diciamo contenuti, ovvero questi animali. Perciò il nostro voto è stato favorevole in commissione, e tra l'altro sappiamo che stanno arrivando pareri favorevoli da vari municipi. Oggi è arrivato il parere favorevole del primo municipio all'unanimità, questo ci fa piacere, e ci aspettiamo, e sappiamo anche che da un altro municipio è arrivato parere favorevole, ora non lo ricordo, e che lo stesso sta accadendo in altri municipi, quindi spero che ci apprestiamo un po' tutti ad andare in questa direzione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Altri consiglieri? Consigliere Lozzi, prego. Allora, il Movimento 5 Stelle è sempre stato molto attento alla problematica degli animali e soprattutto della questione della tutela degli esotici e della problematica relativa ai circhi, tant'è vero che febbraio 2014 è stata depositata in Consiglio Comunale una proposta di delibera di iniziativa consiliare proprio sul tema, dove in primis si chiede, augurandosi una revisione legislativa a livello nazionale, la completa divieto di attendamento nel territorio comunale di quei circhi che utilizzano appunto gli animali nei loro spettacoli, e proponendo anche tutta una serie di regolamentazioni molto simili a quelli dell'iniziativa popolare per quanto riguarda appunto l'attuale situazione. Noi non ci opporremo al questo tipo di proposta di iniziativa popolare, non votiamo però favorevole, ci asterremo proprio perché essendoci una proposta risalente a più di un anno fa che ancora deve passare nei municipi ed va assolutamente in quella direzione, che incrementa semplicemente anche la possibilità di un divieto più stringente, sinceramente auspichiamo che si vada in quella direzione, semplicemente perché la legge che riconosce questa funzione sociale dei circhi equestri è una legge del 68, probabilmente andrebbe aggiornata e modernizzata rispetto a ciò che la coscienza civica ha attualmente nei confronti della tutela degli animali. Basta leggere un passo di un trattato scritto dalla LAV che riporto a voi, in cui si capisce il motivo per il quale dovremmo andare in direzione dell'assoluto divieto. Come scrive il testo, come recita il testo, dice: il circo piace perché coinvolge, affascina e regala magie. Le esibizioni di trapezisti, giocolieri, illusionisti e clown sono le espressioni artistiche che arricchiscono questo spettacolo, da sempre gradita ad adulti e bambini, e frutto di un'elaborata e faticosa preparazione da parte degli artisti. Più di 2000 animali però in Italia fanno ancora parte di questo spettacolo e non sono consenzienti, ma sono obbligati ad esibirsi. La legge considera addirittura il circo un'attività con funzione sociale. Indubbiamente lo spettacolo può essere utile alla collettività, ma per essere un'attività sociale deve soddisfare le esigenze di una comunità ampia. Mentre sono sempre più numerosi gli italiani che disapprovano l'uso degli animali nei circhi, e deve avere in sé dei valori. L'arte e l'abilità degli artisti umani sono dei valori importanti, ma non possono esserlo l'uso, la doma, l'addestramento e l'asservimento degli animali fatti esibire nei circhi. Il circo equestre, per stessa orgogliosa affermazione degli addetti ai lavori, è tradizione, ovvero passato. Un passato in cui il circo equestre era perfettamente in linea col pensiero comune, che vedeva l'animale come oggetto da sottomettere e basta,
un bruto e basta. Ma la società si è evoluta, la sensibilità collettiva si è evoluta, la scienza è avanzata e così la conoscenza e la consapevolezza dell'etologia animale, ovvero la scienza che studia il comportamento animale nel suo ambiente naturale. Per nessun animale il circo, con le sue gabbie e il palcoscenico, è un ambiente naturale, dunque il forte condizionamento subito dagli animali nei circhi è inaccettabile sul piano etico, scientifico e culturale, perché può rappresentare un grave maltrattamento. Nessuno spettacolo con tali requisiti può aspirare al giorno d'oggi ad avere una funzione sociale. Da questo presupposto nasce la proposta della LAV di un'indispensabile riforma legislativa che liberi gli animali dai circhi, valorizzando il grande talento degli artisti umani, che possono davvero arricchire sul piano culturale e sociale questo spettacolo. Ed è questo che io auspicherei, cioè vorrei che il Comune di Roma prendesse coscienza di questo cambiamento culturale e che osasse chiedere al governo una modifica della legge 337 del 68 e che andasse in direzione del divieto e non di una semplice regolamentazione. Ci sono tanti comuni che hanno osato farlo, purtroppo essendoci in vigore una legge nazionale che ne tutela la funzione, hanno avuto delle difficoltà e hanno avuto dei ricorsi al TAR purtroppo negativi per loro, però sarebbe una presa di coscienza forte per una capitale di un paese evoluto poter portare avanti non solo una regolamentazione di queste cose, ma proprio il divieto assoluto dell'utilizzo. Perché come diceva il Mahatma Gandhi, la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui si tratta gli animali. Grazie. Grazie a lei, consigliere Rozzi. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No. Allora, se non ci sono altri interventi dei consiglieri, quindi do la parola alla signora Devedac, prima firmataria della proposta di delibera. Il consiglio è sospeso. Sì. Allora, brevissimamente, intanto ringrazio il Presidente e tutto il Consiglio per avermi concesso la possibilità di intervenire. Sono molto contenta. Ah, scusate. Sono molto contenta di aver preso dei pareri favorevoli della Giunta e della Commissione. E mi ero preparata una serie di cose da dire, ma gli ottimi interventi che mi hanno preceduto hanno già appunto espresso quello che era lo scopo e il contenuto della nostra proposta di delibera. Come diceva anche il consigliere Poli, la nostra delibera non intende vietare, ma intende regolamentare, aggiornando appunto la normativa locale alle linee guida CITES, che sono le più aggiornate. Un altro aspetto che vorrei aggiungere su questa delibera: noi intendiamo far sì con la delibera che un circo che desideri attendarsi a Roma dimostri all'atto di presentazione della domanda di attendamento di possedere i requisiti CITES, di modo che, diciamo, visto che sappiamo che spesso i controlli non vengono fatti o comunque sono insufficienti, il fatto che si debba appunto presentare una serie di documenti all'atto della domanda dovrebbe rendere meno necessari i successivi controlli e quindi dovrebbe anche garantire maggiormente il rispetto di queste linee guida, perché sappiamo bene che si possono fissare tutti i regolamenti che si vogliono, ma poi naturalmente questi regolamenti vanno fatti rispettare e molto spesso questo non accade. Per quanto riguarda il discorso relativo al divieto assoluto, posso dire che certo io personalmente sono assolutamente a favore, ma vorrei anche dire, come già altri consiglieri hanno giustamente sottolineato, che non è possibile a livello locale vietare del tutto i circhi con animali, perché tutte le ordinanze comunali che l'hanno fatto finora hanno poi subito il ricorso dei circensi al TAR e hanno perso. Quindi nella scelta tra una battaglia di principio simbolica, che era quella appunto del divieto assoluto, destinata però a perdere fin tanto che rimane in vigore la legge nazionale, e una battaglia invece volta a regolamentare e a rendere migliori le condizioni degli animali nei circhi, in attesa certo che sperabilmente si riveda la legge nazionale, noi abbiamo preferito la seconda strada fin dall'inizio. Per questo ci ha veramente stupito il parere negativo della Direzione Ambiente, che appunto sosteneva che noi andassimo contro la legge nazionale che tutela i circhi, e perché fin dall'inizio abbiamo deciso invece di
di intraprendere una strada diversa, una strada che fosse più percorribile a livello locale. Come altri consiglieri hanno ricordato, la nostra delibera intende anche tutelare maggiormente la sicurezza dei cittadini e l'incolumità pubblica, perché ci sono stati anche di recente diversi casi di animali fuggiti da alcuni circhi, che hanno creato anche ovviamente dei pericoli per la popolazione. E ricordo appunto che la delibera ha raccolto 9.500 firme, quindi abbiamo potuto constatare proprio, come dire, di prima mano la sensibilità forte della popolazione romana riguardo a questo tema. Io credo di non avere altro, diciamo, di importante da aggiungere. Adesso naturalmente ho perso il foglio con i miei appunti. Un'ultima cosa, ecco, che vorrei aggiungere: dal momento che, come tutti sappiamo, i circhi con animali ricevono finanziamenti pubblici, anche se questi finanziamenti con un atto del governo si è deciso di ridurli fino all'eliminazione nel 2018, ritengo che sia anche giusto che noi come cittadini e come contribuenti possiamo contribuire a regolamentare le modalità di svolgimento dell'attività circense, e noi abbiamo deciso di provarlo a fare per quanto riguarda appunto la tutela del benessere animale. Vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie a lei. Allora, riapriamo il consiglio. Allora, siamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, facciamo la controprova? Allora, chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Consigliere Matronova, a favore, contro o astenuto? A favore. Approvato con 15 voti a favore, l'astensione dei consiglieri Lozzi e Coia. Siamo al secondo punto dell'ordine del giorno, proposta di risoluzione avente ad oggetto convenzione urbanistica stipulata tra Comune di Roma e la società immobiliare R4 e Carcavicola Società Agricola Viale Luigi Schiavonetti. Chi è presente all'atto? Consigliere Poli, Presidente della Commissione, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La proposta di risoluzione, che è d'iniziativa dei colleghi Coglia e Lozzi, è stata esaminata in commissione e abbiamo avuto la presenza anche degli uffici, oltre che dell'assessore e vicepresidente del municipio, e durante l'espressione di parere. È un atto, ritengo, importante, perché più volte nel corso dei nostri lavori, anche per altre materie e occasioni, abbiamo rilevato come le convenzioni urbanistiche non chiuse creino poi dei disagi, non solo a livello amministrativo e all'interno dell'amministrazione, ma per ciò che poi si riverbera, o meglio non si riverbera in termini positivi, per i cittadini. Questo è un caso eclatante: è una convenzione stipulata nel 1987 tra Comune di Roma e due società, la immobiliare R4 SRL, la Carcavicola Società Agricola a responsabilità limitata, per la realizzazione di opere ovviamente di urbanizzazione,
quindi di costruzioni, quindi di cubature nel territorio, a fronte dello scomputo totale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che a beneficio dei quartieri e quindi del territorio. Si tratta complessivamente urbanisticamente di una zona M2, quindi con esclusivo carattere commerciale, è la strada insomma dei centri commerciali che da via Limena portano a via Schiavonetti, quindi dei centri commerciali di Decathlon, Carrefour, Media World. Praticamente la conclusione, l'iter della convenzione non si è perfezionato, nel senso che a seguito del collaudo che è stato fatto a livello dipartimentale, non è seguito, ripeto, giustamente da parte del municipio, la presa in carico effettiva dell'asse stradale per le oggettive condizioni in cui si trova. Non è sfuggito a tutti i loro consiglieri anche le polemiche che ci sono state, perché il gruppo di polizia locale ha emanato delle discipline di traffico tendenti a limitare la velocità di percorrenza dell'asse viario fino a vietare l'attraversamento dei mezzi a due ruote. Questo in effetti ha creato un problema alla cittadinanza, che si è riverberato poi in maniera molto virulenta anche nei confronti del municipio, che però, ripeto, nel corpo della risoluzione peraltro è molto ben spiegato, si è trovato nell'impossibilità di prendere in carico formalmente l'asse viario, che sebbene, voglio dire, idealmente nel 1987 poteva essere non considerato un asse strategico, nella realtà dei fatti urbanisticamente già avrebbe dovuto invece essere considerato tale, perché non è un caso che Viale Luigi Schiavonetti costituisce il normale corridoio di mobilità che è di uscita dal raccordo autostradale, dall'autostrada in particolare, dalla 1, e costituisce, dicevo, il normale corridoio verso sia la Tuscolana ma anche verso la Lagnina, attraverso via Limena e proseguendo per Romanina e quindi raggiungendo la metropolitana. E ovviamente il traffico che interessa l'autostrada, proprio in virtù dell'apertura delle nuove strade, ha fatto sì che ogni qualvolta c'è un blocco o comunque un disagio veicolare sull'autostrada, tramite l'uscita di Torrenova tutto il traffico veicolare leggero e pesante si trasferisce, quindi penetra, oserei dire violenta, il quartiere, entra su via Schiavonetti, provocando il dissesto, l'ammaloramento, come viene detto in termini, del manto stradale. E lascerò poi la parola insomma ai proponenti che lo hanno fatto, ma insomma la commissione ritengo che abbia ben lavorato insieme agli uffici, e quindi la finalità è quella che questa arteria di collegamento sia considerata a livello comunale di importanza strategica per il nostro municipio e che quindi si è perfezionato l'iter di acquisizione al comune. Noi intendiamo per iter di acquisizione l'iter complessivo, quindi anche con la presa in carico del municipio, ovviamente dopo che le società hanno rimesso a regime il bene da acquisire a patrimonio comunale. Nella risoluzione, questa è un'iniziativa di commissione, ritengo lodevole, che è stata raccolta positivamente dagli uffici, che abbiamo trasferito all'assessore e vicepresidente, che credo abbia ben recepito, affinché vengano posti in essere gli adempimenti affinché Viale Luigi Schiavonetti sia inserito nel sistema viario di Roma Capitale avente carattere di grande viabilità. Devo dire che in quella riunione l'assessore e il presidente della commissione quinta, quindi il collega Cofano, si sono attivati e quindi già nella competente commissione stanno studiando e quindi individuando un percorso per comprendere le strade attinenti al comparto M2 che fanno riferimento al
a questo intervento edificatorio e urbanistico, affinché tutte le strade, insomma, principali vengano inserite nella grande viabilità e quindi collegate in quel circuito di competenza dipartimentale che sicuramente ha più attenzioni rispetto alle potenzialità del nostro municipio per ciò che attiene la manutenzione ordinaria. Mi fermo qui perché credo di aver detto tutto. Grazie. Grazie a lei. Allora, l'assessore voleva intervenire prima che iniziamo la discussione, secondo il regolamento. Prego. Grazie signor Presidente, consiglieri. Ma io rispetto a questa iniziativa che il Consiglio attraverso i consiglieri e le commissioni hanno inteso intraprendere, diciamo, ho dato anch'io il mio, come dire, parere favorevole, ma parere nel senso come orientamento. Mi attiverò affinché quanto previsto possa essere attuato. Noi siamo in una situazione amministrativamente molto difficile. In questo periodo, in questo inizio di consigliatura, ho affrontato questa tematica col Dipartimento PAU competente per materia, perché come avete ben rappresentato anche nella risoluzione, l'asse stradale di via Schiavonetti, ancorché collaudato, non è stato preso in carico dal municipio. Perché non è stato preso in carico dal municipio? Perché nel 2010, quando la società Pars Italia e Carcalicola sollecitavano il Dipartimento affinché ci fosse questo passaggio, è chiaro che gli uffici municipali dell'epoca rilevarono tutta una serie di inadeguatezze dell'asse stradale rispetto a quello che è l'attuale situazione. Avete detto benissimo che nel 1987 era stata stilata la convenzione urbanistica e probabilmente, lo dico con molta serenità, con pacatezza, ma probabilmente l'asse stradale pianificato nessuno aveva ipotizzato che potesse e dovesse far carico diciamo quei volumi pesanti di cui invece si fa carico, senza tenere conto, come avete pure voi rappresentato, che via Schiavonetti risulta essere un asse stradale dove, oltre al mezzo pubblico, insistono i supermercati e quindi i grossi camion che portano il rifornimento agli stessi. A conoscenza del Consiglio, che sicuramente lo saprà, ma badate bene, i manti stradali, le strade, ancorché diciamo fatte a regola d'arte, subiscono diciamo le deterioramento veloce per due ordini di motivi. Quando la schiena d'asino non è fatta a regola d'arte e quindi si stagna l'acqua al centro della strada, e quando ci sono i carichi pesanti, cioè i mezzi pubblici e i camion. Il normale traffico veicolare non è quello che rovina i sedimi stradali, e purtroppo via Schiavonetti è ad uso di quel tipo di traffico, e per questo, nonostante tutti i tentativi che pure le società del consorzio hanno fatto per poterlo passare in mano all'amministrazione comunale, i sedimi stradali sono quelli che vediamo noi tutti i giorni. Il municipio si fa carico con grande onere di poter tamponare le falle, le buche, per poter rendere meno disagio possibile ai cittadini residenti, però è chiaro che è uno sforzo immane, molto dispendioso, e che non ci vede di dare una risposta sufficientemente seria ai cittadini stessi. Tentiamo questa strada tenendo conto che il collaudo firmato dall'amministrazione comunale nel 2010 da parte del Dipartimento PAU stringe rispetto alle responsabilità che pure personalmente insieme agli uffici abbiamo cercato di ricollocare nella responsabilità dei
sia di Pars Italia di Carcaricola in maniera un po' difficoltosa, perché una convenzione dell'87 collaudata nel 2010, voi capite quanto sia difficile poi andare, no? Per quanti carotaggi si possono fare, a richiamare le responsabilità di chi ha realizzato quell'opera. Il tema è più generale, qualcuno di voi in diversi dibattiti, soprattutto da un punto di vista urbanistico, l'ha richiamato, è un tema di tutta la città. Le convenzioni urbanistiche devono avere una scadenza stringente rispetto alla realizzazione e ai collaudi delle opere pubbliche, altrimenti la nostra città, e non, purtroppo noi non abbiamo solo il caso di via Schiavonetti, subiranno per tutti i motivi anche di legge regolari questo tipo di problematiche. Grazie. Grazie a lei. Allora apriamo la discussione. Consigliera Lozzi, prego. Allora, noi intanto ringraziamo la Commissione per aver accolto questa proposta di risoluzione proposta dal Movimento 5 Stelle, anche che sia passata un parere favorevole. Ciò che ci ha spinto a proseguire su questa risoluzione è proprio perché in questi due anni di consigliatura, e credo anche precedentemente, ma soprattutto in questi due anni, tanti cittadini della zona hanno lamentato il continuo degrado di quelle strade, in particolare via Schiavonetti, che è comunque una strada di collegamento molto importante per quel quadrante, che quindi viene comunque frequentata da tantissime persone ogni giorno, e soprattutto il problema più grande è emerso nel momento in cui la polizia locale ha messo un limite di velocità a 30 km orari per un tratto di quella strada, proprio a causa del degrado in cui versava, impedendo anche l'accesso a ciclisti e motociclisti. E, da sopralluoghi fatti personalmente, anche dopo aver comunque parlato con la polizia locale, probabilmente quella strada in quel tratto necessita di chiusura e non di una limitazione, proprio perché non c'è manutenzione, non c'è mai stata, e soprattutto ad oggi eravamo arrivati a un punto in cui non si sapeva più chi dovesse fare questa manutenzione. Come ha detto giustamente l'assessore, il collaudo è stato fatto nel 2010. La mia domanda è come è stato possibile collaudare nel 2010 una strada che già versava in condizioni tragiche, e soprattutto facendo un collaudo del genere, che poi ha comportato la non acquisizione a patrimonio, perché giustamente gli uffici municipali si sono rifiutati di prendere in carico una strada in quelle condizioni, ha comunque creato una fase di stallo, mettendo in difficoltà l'amministrazione municipale, perché logicamente è quella che riceve i reclami, ma non ha la possibilità di intervenire perché là servono tanti soldi per poterla risistemare, e soprattutto il comune se ne è lavato le mani, perché dice: io il collaudo l'ho fatto e sto con la coscienza a posto. Quello che volevamo fare con questa risoluzione era non solo porre il problema, ma in questo caso far prendere delle responsabilità anche agli uffici comunali, che spesso scaricano sui municipi competenze che dovrebbero essere loro. Non si può collaudare nel 2010, dopo quasi 30 anni, una strada che non solo è in uno stato di degrado assoluto, ma proprio non essendo stato previsto all'inizio il carico che avrebbe dovuto supportare, era stata fatta già concepita in modo sbagliato per quel tipo di viabilità. Ed è per questo che si chiede non solo di perfezionare tutto l'iter e quindi arrivare all'acquisizione, ma prima dell'acquisizione che quella strada sia rimessa a norma e come in teoria doveva essere prima del collaudo, e poi che venga trasformata in strada di grande viabilità, proprio perché è oggi una strada di grande viabilità e non può essere in carico ad un municipio che non ha i fondi necessari per quella manutenzione. Quindi noi siamo stracontenti di questa risoluzione e speriamo che anche il comune prenda atto degli errori che ha fatto fino ad oggi e ne ponga rimedio. Grazie. Grazie a lei. Consigliera Caccamo. Buonasera presidenti, consiglieri, uffici tutti.
Io volevo evidenziare che questa risoluzione in prima battuta è stata portata nella Commissione Patrimonio e i commissari hanno valutato attentamente quanto è proposto in questa risoluzione, anche con l'aiuto degli uffici tecnici che ci hanno appunto messo al corrente di questo collaudo che è stato fatto nel 2010, un collaudo che è risultato negativo perché lo stato della strada già era in condizioni non idonee per essere prese in carico, per cui ci siamo come commissione, come commissari, tutti ci siamo resi conto che non era in questo momento di competenza della Commissione Patrimonio l'esame di questa risoluzione, perché prima sarebbe dovuta passare nella Commissione Urbanistica e nella Commissione Lavori Pubblici, per cui noi, dopo averne parlato, aver scambiato le nostre opinioni, abbiamo deciso di consegnare questo documento alle due commissioni che poi si sono espresse, e quindi io vorrei, in qualità di Presidente della Commissione Patrimonio, sottolineare l'importanza e l'urgenza, prima della presa in carico da parte del Municipio di questa strada, l'urgenza e la necessità di rimettere la strada stessa in condizioni idonee perché il Municipio possa prenderla in carico, perché altrimenti tutti i lavori che si devono fare su quell'asse viario poi andrebbero a ricadere sulle casse comunali e municipali che attualmente sono abbastanza vuote, per cui sarebbe un grave danno per l'erario pubblico. Per cui ecco, io avrei messo al primo punto, anziché il perfezionamento dell'acquisizione del patrimonio, avrei un po' invertito i due punti risolutivi, però comunque ugualmente è stato evidenziato in maniera chiara e condivido anche la necessità di inserire questa strada, una volta ripristinato il manto stradale, ricostituito il manto così come deve essere, inserita nel sistema viario di grande viabilità, questa strada che ha una notevole importanza per la viabilità di tutto il municipio. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, consiglieri, solo una considerazione da fare su quest'opera. Condivido pienamente il lavoro fatto e ritengo che devono essere acquisite al patrimonio le opere che si fanno, però io non ho capito bene, dal fine lavori ci sono 60 giorni per collaudare, diversamente la procedura va alla questura per qualsiasi opera pubblica, qui non si può fare il collaudo se uno non lo fa nei tempi, a meno che non manomette i certificati di fine lavori. Come mai l'hanno fatto nel 2010 il collaudo? La fine lavori quando è stata fatta? Quando è stata fatta la fine lavori? Vorremmo sapere la fine lavori, visto che poi peraltro mi sembra che la R4 SRL oramai sia in liquidazione. Una società, non so se ho sbagliato, ho visto su internet questa società. Quindi ci troviamo in una situazione imbarazzante perché il Comune non potrà acquisirla. Con quale forzatura e procedura la dovrà acquisire? Il Municipio è, naturalmente, in questa operazione deve senz'altro procedere con questo atto ad approvarlo, perché è giustissimo dire come no, al momento che hanno fatto il progetto c'era il PRG che prevedeva che quella strada aveva un'intensità, aveva un flusso di traffico che era lo stesso di oggi, non era mica quello di una parallela all'autostrada Roma-Napoli che ha un flusso di traffico incredibile. Quindi assessore, io la pregherei, rispetto a questa situazione, di guardare con attenzione, e nel risolvere bisogna guardare con attenzione, perché la società oramai, penso neanche dall'87 possiamo chiamare più, come che va a collaudare? Il collaudo si fa subito, 2010, dall'87, per noi è un atto importante, naturalmente lo votiamo e vogliamo che si procede con chiarezza a ristabilire
le regole, perché se uno sbaglia deve rieseguire l'opera. Il sistema anglosassone non permette di fare questa operazione. Se uno sbaglia, un'impresa deve rifare quello che ha sbagliato. Lei diceva bene prima, quando poneva la questione della convenzione urbanistica, è quella dovevamo cambiare fin dall'inizio, quando in uno dei consigli, i primi consigli che abbiamo fatto, noi abbiamo rivotato, e io dicevo, con parente privato, la convenzione urbanistica è la madre di tutte le cose, cioè ormai se i termini erano quelli, io penso che l'impresa abbia fatto i lavori male, ma qualcuno doveva controllare. E naturalmente non diciamo ogni volta che la normativa non c'è, le regole non ci stanno. Un privato che finisce una costruzioncina, dopo 60 giorni, se non ha fatto la relazione a struttura ultimata e il collaudo, non la collauda più, non ha il bene regolare, non lo può trasferire ai figli. Anche in questo caso, dopo 60 giorni, il collaudo andava fatto. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Oggi l'Aula si accingerà a votare quest'ulteriore atto importante per il quadrante in questione, Tor Vergata-Schiavonetti, che come è stato giustamente già detto da altri consiglieri, si tratta di zone M2 di carattere commerciale, che comunque nel corso dei due decenni che hanno caratterizzato poi il flusso veicolare su quella strada, nel corso di questi anni si è completamente mutato il traffico su quegli assi stradali e quel comparto in particolare. Nelle poche sedute fa questo consiglio ha votato un atto importantissimo rispetto ai consorzi per le opere a scomputo, e penso che oggi possa essere fatto un ulteriore passaggio essenziale e propedeutico che abbia comunque una finalità similare, ossia quella di andare a cercare di sanare una situazione che in tutti questi anni è stata comunque oggetto di pesanti criticità e difficoltà per il quadrante stesso. Si tratta di convenzioni urbanistiche per cui i soggetti in campo sono stati molteplici, e ritengo che comunque i passaggi che con quest'atto andranno a susseguirsi saranno chiaramente presi in mano dal municipio nella giusta direzione. Per questo in maniera speculare avevamo già fatto un passaggio nella commissione quinta, in cui abbiamo avviato il discorso del comparto viario e dei cambiamenti che appunto hanno caratterizzato quel comparto sulle strade che sono di competenza municipale, ma che di fatto oggi non possono più essere soggette a manutenzione e prese in carico dal municipio, ma la mole di veicoli che quotidianamente percorre questo tipo di strade chiaramente è da attribuirsi a una competenza dipartimentale, perché di grande viabilità. Per questo insomma stiamo iniziando anche quel percorso, che sarà un percorso particolarmente complesso, proprio perché va fatto un lavoro scientifico organico e fatto bene, e il dipartimento a quel punto non potrà esimersi dal prendere atto di una situazione che di fatto ormai è già consolidata. Per questo oggi reputo fondamentale votare quest'atto proprio in direzione di quanto già espresso. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Stellitano, prego. Sì, grazie Presidente, signori consiglieri. No, io ho seguito un po' poco questa cosa, ma avrei dovuto seguire molto meglio. Intanto ringrazio il consigliere Ciancio che ha fatto un intervento veramente scientifico. Bravo Antonello. Però io faccio presente che quella zona, per una volta, questo municipio non è colpa della presidente Fantino di quella strada. La colpa è delle vecchie consigliature, che vedeva il degrado e non interveniva.
Perciò io devo riconoscere alla Presidente Fantino che stavolta non è colpa sua. Non è colpa anche del consigliere Cofano, che lo attacco sempre, invece vedo niente che ha avuto il coraggio di affrontare, il coraggio avrebbe dovuto prendere lui subito, non aspettare l'indirizzo politico della brava consigliera Lozzi, che ancora una volta questa maggioranza lavora su problematiche importanti che ci solleva la minoranza. Se poi quella minoranza è maggioranza non si sa. Io faccio presente e ringrazio l'assessore di essere presente in aula. Via Scintu, tutti i giorni ci passiamo tutti, è pericolosa, ci sono gli alberi molto molto carichi di pino, di aghi di pino. Via Procaccini, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, via Procaccini, accanto c'è una scuola in cui ci sono 700 studenti. Non succede niente. Poi un giorno succederà qualcosa, spero che il bravo nostro operatore tenga custoditi queste riprese, così poi se un giorno un magistrato va a rivedere sa chi e che cosa ha detto quello e cosa non ha detto, perché è più dannoso, è più mafioso, perché noi ci abbiamo l'indirizzo e il controllo, noi diciamo alla Giunta di intervenire, poi naturalmente io penso che ormai siamo tutti stanchi di dire non ci sono i fondi, non ci sono non abbiamo il bilancio, non c'è più il tempo di dire più queste scuse. Siamo arrivati alla frutta, è vergognoso incontrare un cittadino e dirgli mi dispiace, non ci abbiamo i fondi per la manutenzione stradale, non ci abbiamo i fondi per mettere l'illuminazione pubblica, non abbiamo i fondi per riparare i fossi, non abbiamo i fondi per potare i pini pericolosi, poi abbiamo i fondi per pulire dentro il municipio, che tutto sto pericoloso non lo vedo, però ben venga. Io spero e voterò questa delibera, consigliera Lozzi, contento di farla, e mi dispiace solo di non avere ragionato insieme a lei mentre la faceva, l'avrei voluta fare io, però la burocrazia del mio partito qualche volta ci fa perdere, ma certe volte è meglio pensarle bene le cose e votarle meglio. Noi non le facciamo bene e non le votiamo neanche, però questa volta io la voterò questa risoluzione, non mozione, ma diamo indirizzo alla Presidente Fantino, che poi non farà niente, succederà che, o diamo indirizzo direttamente al sindaco, che se lo va a incontrare dice scusa mi dai qualche soldo, devo riparare una buca. Ragazzi, mettiamoci una mano sulla coscienza su cosa sta succedendo nel nostro municipio. Io sono seriamente preoccupato e bisogna ringraziare questi nostri cittadini che non ci vengono a insultare. L'altro pomeriggio a via Carlo Fadda, per un divieto di sosta, sono state massacrate centinaia di famiglie dai vigili. Hanno fatto bene. Queste multe adesso di un divieto di sosta messo male, quelle multe chi le deve pagare? L'assessore che ha detto di andare a fare e mettere quel divieto di sosta? O queste famiglie che vivono con uno stipendio di 1.500-300 euro, che devono portare i figli a scuola, che devono pagare la palestra, che devono pagare i libri, che devono... Sinceramente 1.300 euro, gli arriva una multa di 70, di 100 euro, così, vi assicuro che è avvilente. Dici ma 100, capisco che non so, ma anche 30 euro, consigliere, io capisco che lei... economicamente se lo può permettere, ma per una famiglia che ha moglie e tre figlie 30 euro su 30 euro. Grazie. Grazie. Altri interventi?
Allora, consigliere Matrone, lo prego. Buongiorno a tutti. Ho ascoltato la discussione, vabbè, era già partita in commissione, pertanto già sappiamo quello che vogliamo fare. Certo, speriamo, come dice il consigliere che mi ha preceduto, che non sia un pezzetto di carta come tutti gli altri, perché noi abbiamo parecchi pezzi di carta che riguardano le acquisizioni delle strade, non in questo sistema, in questa maniera, ma in altre maniere. Però, Medici prima, Fantino dopo, ma non so se questi pezzi di carta stanno al quarto piano, non lo so. La cosa che mi ha lasciato un po', forse non ho capito, ma sicuramente lasciatemelo passare, non ho capito. Dice, lì non era previsto un carico di così pesante su quella strada. Ma come si fa a non prevedere, dice, Decathlon, Carrefour, Compibel, cioè i più grandi supermercati, i più grandi magazzini di Roma, non credo che quelli vengano con la macchinetta, portano le scarpe, cioè, voglio dire, no, non è che portano il tonno e 10 scatolette di tonno dentro al cofano, ma porteranno e proprio quintali e quintali, quindi io credo che qualcuno, prima di dire queste cose, assessore, dovrebbe un attimo pensarci, perché se uno si pensa che quella strada serve una strada soltanto per portarci i clienti al supermercato, beh, credo o non ha capito niente o sicuramente si è sbagliato, non era quello il messaggio che voleva mandare, magari era un altro messaggio. Non dimentichiamo poi che in quella strada già degradata da buche, buchette, buconi, con sto bel cartello vietato il circolo ai motocicli, motociclette e motocicli, cioè abbiamo pure un campo rom, un campo di zingari, cioè messo nel 2010 se non erro, circa, quando è stato fatto il collaudo dalla strada, cioè qui si dormiva, assessore, perché tu eri assessore in quel periodo, eri assessore sul collaudo, 2010 ci stavi, 2 anni ti sei fatti pari, quindi 2 anni e mezzo forse, sì, 2 anni e 3 mesi, poi è scoppiata la bomba. E pertanto tu sapevi che lì era un corso un collaudo, cioè com'è possibile il dipartimento far collaudo insieme al dipartimento, ci vanno anche gli uffici come municipali se non erro, perché ho visto hanno fatto pure a Romanina 2 i collaudi, la favola al dipartimento, i stalli se c'entra la macchina, se mettiamo 2 o 3 macchine lo stallo in mezzo è vuoto, tu scendi non esci dalla macchina, però questo è chiaro, cioè io che ho la mia macchina che si apre senza il telecomando solo su una portiera, se parcheggio da quella parte, talmente sono piccoli gli stalli, non riesco a parlare ad aprire la chiave per entrare dentro. Eppure è passato pure quello, è passato quel collaudo, cioè io non riesco a capire, dico, ma si cavoli di collaudi, ma come vengono fatti? Cioè uno va lì con col costruttore, con la società, con gli uffici, si mettono seduti, si fanno una chiacchierata, la pacca sulla spalla, ma sì, dai, questo te lo faccio, questo non te lo faccio, ecco là che succede quello che succede, il collaudo viene fatto, ma tra parentesi, non viene fatto bene. Ripeto, quella strada è già degradata, molto degradata e pericolosa, però lì c'è un campo con circa 80 zingari, si possono chiamare zingari, scusate, perché non vorrei che mi cancellano su Facebook, perché sono rom italiani, lavoratori del rame, giusto? Perché quelli lavorano il rame, e lavorano il rame, sono venuti qua, hanno detto noi lavoriamo il rame, me lo ricordo sempre, io l'assessore, cioè ricordiamo quando sono venuti qua tutti questi rom, e però stanno lì, dovevano starci. Scusate. temporaneamente ce l'abbiamo lasciati definitivamente, ma è pure giusto, perché purtroppo io da quando faccio il consigliere qua dentro l'avverbio a maestro, temporaneo o definitivo, che cos'è in grammatica? No, perché comincio a capire che il temporaneo è un aggettivo. L'aggettivo temporaneo in questo municipio è sostituito da definitivo, cioè tutto ciò che è temporaneo diventa definitivo. Anche il cartello che è stato messo per vietare l'accesso alle motociclette temporaneamente non è temporaneo, è definitivo.
perché lì tanto rimarrà quel cartello per tutta la vita. La porta Metronia, ma anche via da Pompi, è tutto temporaneo, però saggettivo purtroppo diventa definitivo. Non abbiamo nulla contro questa risoluzione, per carità. Magari prima di questa risoluzione io, voi, tutti avremmo andato avanti le altre risoluzioni. Le altre, perché se andiamo a guardare i tempi di presentazione, sicuramente c'erano qualcuna molto importanti che riguardavano le acquisizioni delle strade, tante strade che stanno a pezzi, a tocchi, però qualcuna è stata anche aggiustata. Voglio dire, ci abbiamo addirittura, se non ero, il consorzio di via Emilio Lepido, che ancora esiste il consorzio di via Emilio Lepido, la strada sta bene, tutto bene, però non viene acquisita, ancora c'è un consorzio. Al centro del quartiere ancora esiste il consorzio, però nessuno, consorzio condominiale, non lo so, però nessuno dice niente. Ma andate gli AD, perché quando ho parlato male del centro anziani dell'Argo Spartaco sono nati tutti, mi sembra vero, oh Matronola, sono al centro anziani, Matronola ha parlato male di voi, bam, bam. Quelle, ah, se lo prendiamo Matronola, cioè ragazzi, cioè, non è che devo fare a porte chiuse, No, ma hanno messo una fotografia, wanted, attenti, sparategli al volo, ragazzi. Allora voglio dire, caro assessore, io non so se tu eri assessore, ma eri assessore, e eri un bravo assessore, come tutt'oggi, però purtroppo nel tempo o se peggiora, perché a migliorare non si può più migliorare, perché uno a 50 anni, 55 anni, o peggiora, o migliora fino a 55, ma dopo i 55 non c'è più niente da fare, guarda a me, io non miglioro per niente, ormai sono peggiorato. E allora dico, ma non te ne sei accorto, assessore, ma non te ne sei accorto come è stato fatto quel collaudo? Non mi puoi dire, io non c'entro niente, perché se tu non c'entri niente, assessore, non è un attacco all'assessore, è soltanto un pupparlé come al bar, quindi... Se tu non c'entri niente, allora l'assessore dentro questo municipio che serve? Cioè l'assessore è quello che deve dare un indirizzo politico, è uno che deve dire agli uffici o deve girare per i dipartimenti e dire, oh ragazzi, e so problemi di Ghera. Ma non diamo tutte le colpe al passato, non diamo al passato, perché è presente Ghera. Ghera con la rimanno, e quindi, e qual è il problema? Ma qui c'era la giunta medici, eh? Oh, qui c'era la giunta medici e io non ho visto atti che riguardavano contro Ghera, perché li voglio vedere, perché se c'è la commissione garanzia, voglio vedere se ci sono degli atti fatti contro Ghera per l'acquisizione, per il collaudo di quella strada. Questo municipio per 5 anni si è addormentato su determinate questioni, mentre si è svegliato, è stato molto vigile e molto molto preparato su altre questioni, su quelle che stanno emergendo adesso, mano a mano che passa il tempo emergono quelle questioni dove eravamo addormentati, voi eravate addormentati, e c'era una guerra tra Alemanno e Medici, perché questa era la guerra. Però Medici stava bene questa guerra, perché Alemanno stava là, Medici stava qui, Alemanno non gli fregava niente perché c'era Medici, e Medici faceva come gli pare perché c'era Alemanno, e pertanto si andava avanti. Quindi, allora voglio dire, qualcuno, la responsabilità ce la deve avere. Se è stato Ghera che ha sbagliato, se è stato il Dipartimento che ha sbagliato, c'è una Procura della Repubblica che dice se qualcuno ha sbagliato per un motivo ben preciso, va denunciato. Non si può dire c'era Ghera. Che cacchio stavi a fare se c'era Ghera? Perché non hai fatto un bell'atto, hai fatto una bella denuncia e gli hai detto qui questa cosa non può andare, qui non è previsto, questo tappetino non può essere fatto in questa maniera, perché qua ci passano i mezzi pesanti, non puoi collaudarlo, perché è impossibile, il dorso d'asino non si può fare in quella situazione. Però noi gli abbiamo fatto passare tutto a Ghera. Ho capito, Presidente. C'è un minuto. Lo so, grazie, mi ha regalato 30 secondi. No, detto penso di no. Assessore, nonché vicepresidente adesso, è vero che all'altra consigliatura c'era un altro vicepresidente che trattava l'urbanistica,
Oh, era vostro, che poi è passato con Forza Italia, è un altro paio di maglie. Però era un assessore nonché vicepresidente di una commissione bella, bella corposa. C'era pure un bel presidente, mi ricordo sempre, quel grande presidente. E lavoravano bene. E quando è stata fatta sto collaudo, sto vicepresidente, sta assessore, il presidente della commissione e tutto l'esercito che girava intorno a sto collaudo, dove stava? Atti conseguenziali, presidente, vicepresidente, atti conseguenziali. Grazie, consigliere Patrona. Grazie. Grazie. Allora, altro intervento? Non escono gli atti conseguenziali. Scusate. Perché nessuno ha fatto gli atti conseguenziali. Consigliere Matrona, per favore. Prego, grazie. Allora, altri interventi? Perché gli stava bene a tutti. Non ci sono altri interventi, passiamo alla passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Radacca, Lista Civica Marino, prego. Grazie Presidente. Ma... due parole giusto per chiarire. Voteremo favorevolmente all'atto perché abbiamo condiviso l'iter in commissione, insomma, dove ne abbiamo parlato ampiamente con l'ausilio degli uffici e dell'assessore. Io, in merito a quanto diceva il consigliere Matronola, ma davvero senza polemica, ma è vero che ci sono centri commerciali lì, però ricordiamoci anche che c'è uno svincolo dell'autostrada, della complanare dell'autostrada proprio alle spalle dei centri commerciali, quindi potremmo in qualche modo auspicare che i mezzi pesanti evitassero le vie interne. Non sto mica dicendo dobbiamo fare qualcosa noi o qualcosa deve essere fatto sulla viabilità, però dato che altre modalità di accesso a quelle zone commerciali ci sono direttamente dall'autostrada, forse ecco, sarebbe auspicabile, soprattutto man mano che si continua a costruire nelle zone più interne, che magari i mezzi pesanti utilizzassero quella viabilità che è più di servizio all'autostrada e che permette tra l'altro un accesso molto più immediato e rapido ai centri commerciali che citava chi mi ha preceduto, appunto Media World, centro commerciale Tor Vergata e così via. Comunque appunto il nostro voto sarà favorevole su quest'atto, grazie. Consigliere Ciancio per il Partito Democratico, prego. Grazie Presidente, naturalmente per l'alto senso di responsabilità ci auguriamo che si possa trovare la soluzione. Io avrei voluto partecipare anche con, come dire, quando ci si fa una fotografia, se mi si vede l'orecchio io sono sempre contento, magari hai i capelli, il naso, però, ma non per dare un contributo fattivo rispetto all'iter, cioè ogni volta ci mettiamo la scarpa e poi il pedalino. Adesso noi abbiamo fatto un atto, ma siamo sicuri che lo portiamo in porto, assessore? Io ho mandato pure un messaggio 3 secondi fa, perché io mi piace andare a forza, noi facciamo carta, però poi la soluzione del problema nessuno la individua, perché come dice lei l'atto amministrativo lo deve predisporre correttamente. Cioè, io... per il grande senso, come quale politico, che non sono un tecnico, sono uno che deve dare l'indirizzo, stiamo facendo un indirizzo corretto, però poi la portiamo a buon fine, detta de risoluzione? Se no, come dire, è sempre un andare avanti, cioè rimane lì. Io in dichiarazione di voto dico che votiamo naturalmente per l'alto senso che abbiamo di responsabilità rispetto al problema, però i miracoli è difficile farli quando si impostano pure male, quindi impostare bene gli atti in commissione e quindi fare il lavoro che si deve fare, secondo me è tutta un'altra storia. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole?
I voti non si capiscono. Scusate. Diciamo, allora, chi è, scusate, un attimo, chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Carlone, Predicine, Matronola non si è capito, Matronola non abbiamo capito il voto. A favore, no? A favore. Mezza acciaccata. Però pensa questa vasca. È radicale libero, come dici? Allora, 14 voti favorevoli, 14 astensioni. Allora. Astensione di Goglia. Allora. 14 voti a favore con 3 astenuti. Allora, l'atto è approvato. Nell'ordine del giorno, mozione a firma delle consigliere Vitrotti, Cacca, Molozzi, Lenci, Lanotte, Tredicine, Carso, Lancia, avente ad oggetto partecipazione alla manifestazione Race for the Cure. Chi la presenta? Consigliere Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente. E colleghi consiglieri, è una mozione che è nata dentro la commissione delle elette e è sostenuta da tutte le elette. In realtà anche lo scorso anno come commissione avevamo manifestato la nostra attenzione a queste tre giornate che si svolgono ormai, questa è la sua 16ª edizione nella città di Roma e che coinvolge un gran numero di cittadine e cittadini non solo romani ma anche di tutta la regione, anche a livello nazionale. È una manifestazione che ha il suo punto di attenzione sulla prevenzione dei tumori al seno, che come è riportato nella stessa mozione purtroppo coinvolge ancora un grandissimo numero di donne. Le finalità della manifestazione, che immagino un po' tutti conosciamo proprio perché appunto si ripete da tanti anni, sono diverse, c'è prevenzione, c'è un investimento sulla ricerca, c'è la necessità anche di sostenere però quelle donne che hanno attraversato un momento molto complicato ma che contestualmente sono riuscite a farcela, e in questa manifestazione vengono appunto definite le donne in rosa. Si mette insieme quindi lo sport, si mette insieme la solidarietà, si mette insieme anche il sostegno alla ricerca scientifica, e per questo anche quest'anno come commissione delle elette del municipio abbiamo voluto dare il nostro contributo, e questa volta coinvolgendo però tutto il consiglio del municipio. L'altro anno non avevamo avuto il tempo necessario, quest'anno invece con un po' di tempo in più abbiamo deciso di passare anche all'attenzione di tutto il consiglio per darne anche una massima diffusione, un impegno che coinvolga a partire dai nostri colleghi consiglieri, anche le strutture tutte, quindi il personale, la parte amministrativa, insomma chi si sente o chi vuole coinvolgere più persone possibili, con la costituzione anche di una squadra del municipio Roma 7. La richiesta è semplicemente quella di condividere le finalità di questa manifestazione, di darne un'adeguata anche pubblicizzazione sul nostro sito e anche con delle comunicazioni via web, cercare di aggregare attorno ad una un sentimento comune, che è proprio quello della solidarietà e del sostegno a chi nel corso del tempo anche ha avuto ottimi risultati negli nostri ospedali romani, quindi di sostegno alla ricerca scientifica. Purtroppo non è mai tanto quanto si fa e quanto potremmo ancora fare, perché i numeri parlano ancora chiaro, però insomma anche questo è un impegno in più che ci sentiamo di consegnare anche al voto di quest'Aula oggi. Grazie. Grazie consigliere Vitrotti. Allora apriamo la discussione.
Chi vuole intervenire? Nessun intervento, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Cerconi, prego, Fratelli d'Italia. Mi associo alle parole dette dalla Presidente della Commissione in qualità di Vicepresidente, di membro del Consiglio, ma soprattutto di donna. Mi sento di dover portare avanti questa iniziativa che ci vede tutte coinvolte. Anche gli uomini che spesso si tirano un po' indietro e che non sono mai così numerosi in realtà nella race. Quindi mi sento di condividere in pieno e sarebbe secondo me una grande idea quella di partecipare tutte insieme con una maglia anche simbolica del settimo municipio. Quindi appoggiamo questa manifestazione, e come abbiamo fatto tra l'altro lo scorso anno, e io mi auguro di promuoverla, di iniziare ancora prima a promuoverla magari il prossimo anno e di farlo anche nelle scuole, perché è un buon segnale che possiamo dare. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, lista civica Marino. Grazie Presidente. Come componente maschile che abbia mai partecipato alla commissione delle elette, che è ottimamente condotta, lo dico davvero senza ironia, dalla Presidente, ma commissione che io vedrei diciamo in prospettiva riposizionarsi su temi pari opportunità piuttosto che di difesa di genere, ma questo non riguarda la conduzione qui, che ripeto è ottima, e anche l'iniziativa in questione è ottima. Quindi come unico componente che abbia finora partecipato alla commissione delle elette esprimo chiaramente il voto favorevole della lista civica Marino. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Pure questa di pazzo, di pazzo di Alessandro. C'è una controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Allora, 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, la mozione è approvata. Passiamo alla firma dei consiglieri Lardaca, Carus, Poli, Benassi, Coglia, Carlone, avente ad oggetto Ipazia di Alessandria. Chi la presenta? Primo firmatario, consigliere Lardaca, prego. Grazie Presidente, Assessore e colleghi. In realtà la firma, cioè le firme presenti sull'atto sono le firme dei commissari presenti nella commissione sesta al momento del voto su quest'atto, perché è un atto di commissione, quindi diciamo che le firme che compaiono, ecco, in realtà sono semplicemente le firme della commissione sesta, di presenti in quella seduta e nel momento del voto. E non c'è molto da dire se non brevemente spiegare chi era Ipazia d'Alessandria. Consigliere Lardaca, mi sembra un po' esagerato, non molto da dire. Sono 1700 anni da dire. Allora, riformulo Presidente, non c'è molto da dire sull'atto, su cui credo che non ci saranno dissensi in Consiglio, credo, auspico che non ci saranno dissensi in Consiglio, così come non ce ne sono stati in Commissione. Io vorrei soltanto rimarcare l'importanza di parlare di avvenimenti. Consigliere Matronola. Consigliere Matronola. C'è chi gli va presso, però. Per favore. Per favore. Consigliere Matronola, per cortesia. Consigliere Lardaca, prego. Ma forse se si studiasse un po' meglio il passato, tante cose non si direbbero e non si penserebbero oggi. Quindi proprio per quello, come Presidente della Commissione Cultura, non è la prima volta che mi trovo a portare in Commissione, su sollecitazione di qualche commissario o su iniziativa personale, atti che riguardano eventi anche passati di molto, perché io credo che conoscere eventi del passato ci aiuterebbe a fare meno errori nel presente. Io
mi rendo conto che il nome Pazzia fa abbastanza ridere, però insomma mi augurerei che almeno in quest'aula ci potesse essere. E mi dispiace, Matronola, per cortesia, su, per favore, consigliere Matronola, per favore, per favore, per favore, consigliere Matronola. Allora, perché scusate, abbiamo portato, prego, consigliere Valdaga, abbiamo portato questa mozione. Guarda, posso tranquillizzarla, Ipazia non era di centrosinistra, quindi non è, non è provocatoria la mozione, insomma. Era un'atea. Allora, per cortesia, consigliere Madonna, per cortesia. Buttiamo nel cestino, per favore, Platone, Aristotele, per favore, fatto manifestamente atei. Per cortesia, prego, consigliere Valdaga. Ah, io vorrei riprendere un po' di serietà sul perché abbiamo promosso e portato quest'atto, che riguarda appunto una donna, una scienziata morta 1600 anni fa, ammazzata 1600 anni fa, che abbiamo inteso riproporre all'attenzione di questo Consiglio e di Roma Capitale, in quanto crediamo che sia un simbolo fortissimo della lotta alle discriminazioni, discriminazioni di genere, discriminazioni culturali, discriminazioni razziali e religiose, argomenti che crediamo siano quanto mai attuali anche oggi. Ipazia fu uccisa 1600 anni fa, era una donna nel mondo mediterraneo, nel IV e V secolo d.C. non aveva vita facile, soprattutto se sceglieva di dedicarsi alla filosofia, alla scienza e alla cultura, come purtroppo molte donne anche oggi non hanno vita facile se scelgono di intraprendere carriere che la società e il pensiero comune deputano come riservate esclusivamente agli uomini. Ecco perché riteniamo importante riproporre la figura di questa donna a Roma oggi, dedicandole una strada, un luogo comune, comunque uno spazio di Roma Capitale, perché nella toponomastica di Roma Capitale non è ricordata e menzionata Ipazia di Alessandria. Ed ecco perché proponiamo in quest'atto che anche nelle scuole, o comunque la memoria di questa donna, di quello che ha fatto, e ripetiamo soprattutto di come visse e del perché fu uccisa, sia riportata all'attenzione anche degli studenti, con qualche iniziativa, con appunto con iniziative culturali e scolastiche. Io mi fermo qui perché appunto pensiamo che al di là della persona di Ipazia è importante tutto quello che Ipazia può significare anche per la nostra società oggi. Ripeto, un'importante personalità e un simbolo importantissimo di vittime di discriminazione su vari livelli, e quindi Ipazia racchiude in sé racchiude nella sua persona diverse discriminazioni che purtroppo ritroviamo ancora oggi. E insomma, io mi permetto di chiudere con una citazione colta: parliamo oggi di un qualcosa che è accaduto 1600 anni fa, perché come ha scritto Tucidide, l'uomo è sempre lo stesso, e allora può forse giovarci ricordarci cosa fecero uomini 1600 anni fa, perché magari possiamo pensare due volte prima di compiere le stesse cose un domani. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Ci sono interventi. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. No, ringrazio veramente il Presidente della Commissione per aver portato questo atto e i commissari tutti che lo hanno condiviso, perché il problema è proprio quello, il problema è che alcuni personaggi storici non si sono studiati, ed è proprio quello il tema, che purtroppo non studiando certe cose oggi ci si ritrova poi nella situazione in cui siamo, dove appunto si taccia di tornare al Medioevo, quando spesso e volentieri i provvedimenti medievali e gli atti medievali vengono portati avanti magari da una classe politica che probabilmente Ipazia appunto non la conosceva. Per cui è assolutamente fondamentale che alcune figure storiche, Ipazia d'Alessandria è una delle tante,
venga assodata e venga in qualche modo fatta di fatta conoscere anche ai nostri studenti, ai nostri alunni, perché non c'entra la religione, il credo politico, perché c'entra la libertà di pensiero e la coscienza critica che ha reso Ipazia un personaggio storico importantissimo. Per questo io, insomma, il contributo che do, non essendo membro della commissione, ma insomma, ho avuto modo di condividerlo da esterno, perché il voto che diamo noi oggi in aula è proprio questo. Ritengo che sia fondamentale che vada dato un riconoscimento a questo personaggio, per cui penso che quest'aula, insomma, voglio dire, se non riesce a dare un voto unanime e favorevole a un personaggio storico di questo tipo, evidentemente, insomma, è un po' un problema di non solo politico, ma proprio in termini di coscienza critica, per cui ritengo che sia opportuno che oggi quest'aula si esprima in modo unanime favorevolmente. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino, prego. Ma partirei anzitutto dal serpeggiante concetto di ateismo. Diciamo, io veramente, ecco, per esempio, spero che il consigliere Matronova, che è sempre stimolante, ci sia alla votazione. Me lo auguro per una ragione, che in realtà questa figura è estremamente più preziosa e più complessa di quanto lui creda oggi, e vorrei che la elaborassimo anche insieme, poi magari esce al momento del voto, ma le assicuro che c'è molto di più. Anzitutto, scusate, presidente, il consigliere Tutino parla con il consigliere che sta fuori, sta uscendo dall'aula. Il consigliere fuori dall'aula risponde al consigliere Tutino. Scusate, per cortesia. No, presidente, dicevo. Consigliere Tutino, parli a tutta l'aula. Dicevo al presidente che mi auguro che resterà. Perché no, è molto preciso. Torniamo un attimo, per favore. Per cortesia. Anzitutto sul concetto di ateismo, perché in realtà è molto diverso l'ateismo dal rivendicare la libertà di pensiero e di ricerca scientifica. Questo è uno degli elementi di estrema attualità di Ipazia, ovvero ella rivendicò, e fu uno dei problemi per cui fu uccisa, e in questi giorni ricorre il 1600 anniversario e ci sono migliaia di firme che girano su varie petizioni per domandare l'intitolazione di luoghi ad ella dedicati, perché rivendicava la libertà del pensiero, la libertà della ricerca dal credo religioso. Quindi non si tratta di ateismo, si tratta di salva la fede, questa è la posizione tra l'altro condivisa, perché no, persino da Papa Francesco, oltre che da tutta la tradizione laica, ovvero salvando il credo religioso, la libertà di ricerca e di pensiero. Fu questo uno dei problemi principali per cui ella fu uccisa. L'altro problema è che era donna e si dedicava alla scienza, alla filosofia. Le dobbiamo alcune delle invenzioni più importanti non solo dell'antichità ma della modernità, le dobbiamo ad esempio l'astrolabio e quindi le nostre conoscenze astronomiche e la nostra possibilità anche di pesare i fluidi, e quindi è molto importante anche nell'ambito della ricerca scientifica, ma anche in quell'ambito è scarsamente ricordata oggi. E non va veramente dimenticato un altro aspetto: ella non solo rivendicava la libertà di ricerca, non solo era filosofa, non solo era donna, ma era pure la più brava di tutti. Cioè, e qui il problema era serio, no? Cioè, allora cosa accadeva? Che in una società di allora, la società ellenistica di allora, estremamente simile a quella odierna, perché piena di contraddizioni, una società che non aveva, si era rotto, l'impero, e quindi l'uomo era diventato cosmopolita, e c'era grande movimento di persone, di idee, quindi una società molto vicina alla nostra, senza certezze assolute. Ella rappresentava la contraddizione, cioè colei che pur in una società aperta era troppo scomoda,
No, e noi l'abbiamo incontrato varie volte un personaggio del genere, l'abbiamo incontrato in Braibanti a inizio consigliatura, li incontriamo in tante situazioni, ci do il tabù, il problema del tabù che non può essere toccato. Lei toccò quel tabù, fu ricercatrice, fu libera di pensiero, fu donna e fu la più brava di tutti e assurse al livello di dirigere l'Accademia Platonica, che sempre parlando di ateismo, non c'era nulla di ateo in Platone, era semplicemente una diversa concezione della deità e quindi della divinità, quindi tutt'altro che ateismo, perché anzi dobbiamo a Platone e all'Accademia Platonica e quindi anche a tutta la tradizione successiva e quindi anche ad Ipazia l'idea che abbiamo oggi della divinità e tutti i concetti che adoperiamo per parlare della divinità, a partire dall'idea della luce, che il cristianesimo riprende da Platone, la divinità come luce e come bene, no? E quindi veramente è molto importante condividere una figura del genere, perché fu colei che pur in una società aperta, pur in una società apparentemente libera, rappresentò l'intoccabile tabù della donna che stette là dove l'uomo non voleva che stesse e dunque doveva essere uccisa, e fu uccisa in maniera terribile, fatta a pezzi con cocci di vetro o di vaso. Esatto, non è chiara la traduzione, se con tegole, sì, non è chiara la traduzione delle fonti, cioè se con tegole, cocci di vetro o con cocci di vasi, comunque fu fatta a pezzi per aver violato tutti questi tabù. Perciò è molto importante quello che andiamo a fare oggi, chiaramente poi si tratta di riportare questo nella toponomastica come occasione di riflessione sul passato, sul presente e sul futuro dell'uomo, senza cui non vi è uomo, perché l'uomo è uomo perché a differenza degli altri animali ha un passato, un presente e un futuro, altrimenti sarebbe una formica o comunque una tigre, un elefante, sarebbe altro. Essendo uomo ha memoria, è memoria, non solo ha memoria, è memoria. Quindi se noi dimentichiamo la memoria, dimentichiamo l'uomo, l'essere umano in quanto tale. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Scusate se mi intrometto un po' in questa proposta che condivido. Nel Risolve c'è un impegno per le scuole, quindi di diffondere questa figura. Io intanto ringrazio chi nel quotidiano si impegna in questo settore, quindi ad Aldo per l'iniziativa che ho organizzato con Emma Castelnuovo, docente di matematica, quindi la promozione di questa figura femminile nel territorio. Ho fatto un'iniziativa al Darwin, dove i ragazzi guardano a questo aspetto con grande interesse, e quindi non è vero che nella scuola, come dire, si perde di vista questo aspetto, anzi in alcune scuole sicuramente viene valutata, valorizzata la figura di questo grande personaggio che ha dato molto e oltre ad essere bella ha fatto qualcosa per la scienza straordinaria, lo ricordavano i consiglieri, era veramente la più bella, la più brava. Ho visto alcune immagini, sono rimasto veramente dipinta bene e sai, le immagini che riportano certo non sono sempre quelle autentiche, però devo dire che la più brava senz'altro, ma era difficile essere bravi. Io proprio per questo mi sono permesso di prendere la parola, perché devo dire che quali iniziative possiamo fare nella scuola se non quelle di riportare il significato di queste figure nella realtà, nel quotidiano oggi. Proprio per questo citavo la professoressa che a 101 anni non ha fatto altro che dedicarsi alla matematica, alle scienze, con modelli nuovi, più facili da capire e da comprendere, perché in un panorama, in un tecnicismo così veloce, bisogna pure pensare a dei modelli nuovi da proporre ai ragazzi. Ed è stata questa l'iniziativa a cui, grazie ad Aldo, ho partecipato al Darwin. Forse se, come dire,
potevamo pensare di fare qualcosa in qualche scuola, ci penseremo sicuramente, condivisibile questa proposta, questa mozione su un personaggio che 1600 anni fa, però attualissimo in ogni angolo quindi del mondo, quindi condividiamo e voteremo questa mozione, grazie. Grazie a lei, altri interventi? Consigliere Carloni, prego. Allora, io non la conoscevo questa Ipazia di Alessandria, mi ha incuriosito tanto di poter leggere qualche rigo tra nella parte di internet. Nelle festività pasquali ne ho parlato anche con mio cognato, che è uno studioso di arte antica, per cui ho chiesto se lui conoscesse questa Ipazia. Lui mi ha detto che la conosceva molto bene, che anche persino l'ha studiata, quindi io ignoravo totalmente questa figura di questa donna. Però voglio semplicemente, da queste righe, visto che io mi dissocio dal mio gruppo e voterò favorevolmente, ne sono abbastanza cosciente della cosa quando lo faccio, voglio solamente leggere due righe. Parla di Pallada, poi, o Pallada, giusto? In un epigramma tesse uno degli elogi più belli di Ipazia e dice: quando ti vedo mi prostro davanti a te e alle tue parole, vedendo la casa astrale della Vergine. Pensa un po' che grande. Infatti, verso il cielo è rivolto ogni tuo atto, Ipazia sacra. Bellezza delle parole, astro incontaminato della sapienza, della sapiente cultura. Cioè, queste parole praticamente ti fanno quasi rabbrividire nel raffigurare una studiosa del genere. Certo, ha fatto una brutta fine, perché probabilmente l'epoca non condivideva che una donna si distinguesse per questi studi. Certo, i tempi oggi sono differenti. Il mio capogruppo diceva: è stata ammazzata da un vescovo. Io non ho niente, ma assolutamente, lo dice anche qua lo dice. Però noi sappiamo anche tante dalla storia, e parliamo di tantissimo tempo fa, ci sono stati tantissimi altri personaggi bruciati senza che ne avevano alcuna colpa. Quindi io ripeto, e lo dico già da adesso, che voterò a favore di questa, anche perché si dà il modo ai ragazzi di poter studiare altri personaggi che probabilmente nelle scuole non affiorano, come ad esempio Platone o altri filosofi che studiano, ma Ipazia non si è mai sentita. Vista la grandezza di questa donna, non posso fare altro che votare a favore. Grazie. Grazie, consigliere Carloni. Allora, scusate, per favore. Allora, ci sono altri interventi? No. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Chi è? Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie. No. Presidente, solo faccio dichiarazione di voto favorevole, ma volevo anche precisare una cosa, visto che ne ha fatto cenno poc'anzi il consigliere Ciancio. La scorsa settimana si è tenuta una manifestazione che ha organizzato l'Istituto Darwin per la matematica Emma Castelnuovo, figlia di Guido Castelnuovo, a cui hanno partecipato diversi ex allievi, tra cui anche il governatore della Banca Italia Visco. Non l'ho organizzata io la manifestazione, ne erano a conoscenza tutti i presidenti interessati, per cui no, volevo chiarire questo piccolo particolare. Grazie. Grazie consigliere Benassi. E altri consigliere Coglia per 5 Stelle, prego. Naturalmente non possiamo che votare favorevoli al martirio di una persona, di una donna, di una discriminata. Siamo favorevoli e difenderemo sempre tutte le discriminazioni di uomini, donne, gay, ebrei, religiose, di qualsiasi tipo. In questo caso ce n'erano ben due, insomma, no? Quindi era atea ed era donna.
voteremo favorevoli e su questo naturalmente ci associamo a tutte le persone che ho firmato personalmente e mi associo all'esortazione che questo possa essere un ricordo che vivo in tutte le persone, anche negli studenti. Però vorrei fare poi un ponte tra questo e altri atti che stiamo portando. È bello portare questi atti, però non ci dobbiamo dimenticare, cioè questo è un atto gratis, se vogliamo, tra virgolette. Ci dobbiamo ricordare che ci sono delle cose da fare qui, non c'è solo da presentare, da fare pubblicità, da fare comunicazione. Per favore concentriamoci anche sul fare, perché le strade, il consorzio di cui abbiamo parlato di via Carcaricola e l'acquisizione è uno degli argomenti che sono più cari alla cittadinanza e sono più urgenti. Ce ne sono altri, io mi sembra di ritornare ogni 6 mesi, decoro e anagrafe del patrimonio immobiliare, cioè l'abbiamo per i primi atti presentati. Li volete presentare voi, ve li votiamo, li volete fare voi, PD, PDL, Forza Italia, facciamoli. Vogliamo continuare a essere sommersi dall'immondizia, non lo so, cascare nelle buche, vogliamo che muore qualcuno prima di riuscire a fare qualcosa, o vogliamo continuare con gli alibi che ci vengono messi in bocca da qualcun altro, non ci sono soldi. I soldi ci sono, la Metro C fa fior fior di lavori, li può fare anche il Comune. Quindi trovate voi le leve, voi che siete maggioranza, voi che governate verso i vostri livelli per fare le opere, e non le facciamo in concomitanza delle elezioni, cominciamo a farle adesso, come sembra sia successo per i fondi regionali per la scuola, perché gli studenti hanno bisogno di esempi, ma hanno anche bisogno che non gli caschi il tetto in testa. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Non si può applaudire in sala, mi dispiace. Allora, altre dichiarazioni di voto? Scusate, per favore, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Facciamo una controprova, mi sembra che chi è contrario, nessuno, chi si astiene, nessuno. Quindi l'atto è approvato con 15 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Allora, adesso passiamo alla mozione dell'articolo 58, avevo detto all'inizio, della consigliera Cerquoni, riguardante il genocidio armeno. La ricorrenza del 24 aprile, cioè domani. Prego, consigliera Cerconi. Buongiorno. Allora, se mi permette, tanto ho 10 minuti, ne impiegherò meno, leggo semplicemente la mozione perché non c'è da aggiungere nient'altro. So che tutti quanti sappiamo di cosa si tratta, ma visto che ci sono dei riferimenti specifici per quanto anche riguarda il diritto internazionale, preferisco leggerla e essere precisa. Ho consegnato due copie dall'altra parte, non so se avete avuto modo di leggerla, comunque la rileggo in modo tale che tutti sappiano quello che andiamo a votare. L'ho presentata con mozione ex articolo 58 perché, non perché è una cosa, insomma, è perché ricade appunto il 24 aprile, ricade la ricorrenza del genocidio, quella che hanno identificato come giorno, il giorno del male, così come viene ricordato. Quindi premesso che fra il 1915 e il 1917 il popolo armeno è stato vittima di un genocidio perpetrato dai turchi che causò circa 1,5 milioni di vittime, che la popolazione armena ed Anatolia e di Cilicia fu deportata verso i deserti della Mesopotamia. Durante l'esodo forzato molti morirono di stenti e malattie o furono uccisi da guerrieri curdi al servizio degli ottomani, altri morirono nei campi dove furono confinati, altri riuscirono a fuggire in Occidente. L'operazione di pulizia etnica aveva un doppio obiettivo: occupare le terre appartenenti agli armeni, situate tra la Turchia e il Caucaso, e togliere alla minoranza cristiano armena qualsiasi illusione su eventuali riforme e per dar vita ad uno Stato turco etnicamente omogeneo. All'esito di tale operazione, secondo la stima degli storici, morirono i 2/3 degli armeni dell'impero ottomano, circa 1,5 milioni di persone.
Avvennero però in quel periodo altri fatti gravissimi che hanno contribuito a definire quell'evento come un vero e proprio genocidio. Molti furono i bambini cristiani armeni islamizzati in modo forzato e le donne armene inviate negli harem. La deportazione e lo sterminio del 1915 vennero preceduti da... pogrom del 1894-96 voltuti dal sultano arabo, comunque da alcune leggi specifiche, qua troverete insomma dal sultano Abdul Hamid II e da quelli del 1909 attuati dal governo dei giovani turchi. Con un decreto provvisorio si decise la deportazione nel maggio 1915, seguito dal decreto di confisca dei beni, decreti che mai sono stati ratificati dal Parlamento. Dapprima i maschi adulti furono chiamati a prestare servizio militare, poi passati alle armi. Ci fu la fase dei massacri, delle violenze indiscriminate sulla popolazione civile. Infine i superstiti furono costretti ad una terribile marcia verso il deserto, nel corso della quale gli armeni furono depredati di tutti i loro averi e moltissimi persero la vita. Quelli che giunsero nel deserto non ebbero alcuna possibilità di sopravvivere, molti furono gettati in caverne e bruciate vive, altri annegati nel fiume Eufrate e nel Mar Nero. Ancora oggi la Turchia non è disposta a fare i conti con la propria storia, negando qualsiasi discussione. E qua apro una piccola parentesi parlando di negazionismo, che in nessun caso, e questo lo credo davvero, può essere portato avanti come tra virgolette politica che possa negare questo genocidio o altri genocidi e stermini che si sono verificati. Perseguendo chi in territorio turco, scusate, vuole affrontare l'argomento e appunto sancisce all'articolo 301 del codice penale che offende la Turchia il sentimento nazionale anche solo affermando il genocidio armeno. Il genocidio armeno fu riconosciuto nell'85 dalla sottocommissione dei diritti umani dell'ONU e nell'87 dal Parlamento europeo. L'Italia, così come altri paesi quali la Francia, la Russia e l'Olanda, hanno riconosciuto il genocidio armeno con una risoluzione che è stata votata alla Camera nel novembre del 2000. Ci sono dei passaggi molto significativi che ho riportato nella mozione, in quali l'invito al riconoscimento del genocidio ai danni della minoranza armena commesso anteriormente allo stabilimento della moderna Repubblica Turca, miglioramento, quindi si auspica un miglioramento delle relazioni con tutti i vicini del Caucaso. E si conclude che appunto lo spirito del paragrafo 21, che è quello proposto dal Presidente della Commissione parlamentare mista UE Turchia, invita il governo turco ad avviare un dialogo con l'Armenia segnatamente al fine di ristabilire relazioni diplomatiche e commerciali. Ci sono poi ovviamente altre, si sono susseguite dei nostri interventi in merito, interventi in senso italiano. Nel 28 maggio 2010 Roma Capitale ha dedicato con l'apposizione di una targa il genocidio di piazza a Lorenzini in Roma, ovviamente da noi, al genocidio degli armeni. Il 24 aprile si ricorda questo genocidio. In realtà la mozione è molto semplice, non volevo riraccontare tutto ciò che è successo, ma semplicemente farvi capire che oggi è una presa di posizione non contro qualcun altro, ma contro quello che è avvenuto e, come abbiamo detto tante volte in questo consiglio, contro ciò che non si dovrebbe mai ripetere. Credo fortemente nell'indipendenza dei popoli, credo fortemente nel diritto di un popolo ad avere una propria identità culturale. Oggi condanno forse questa, se mi lasciate un attimo di respiro più ampio, questa Italia che non ha una forte identità culturale, che forse ha paura di chi è diverso, e questa è la grande realtà. Credo fortemente nel confronto ed oggi credo che da questa parte ci sia unanimità nel portare avanti una proposta del genere, e spero che anche dall'altra parte politica ci si renda conto che al di là di chi presenta una mozione o delle prese di posizione è stato un vero e proprio genocidio, uno sterminio premeditato, un'omologazione che voleva esserci nello Stato turco e che oggi non possiamo più accettare e che deve essere preso in considerazione. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Ci sono interventi? Consigliere Benassi, prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, la questione del riconoscimento del genocidio armeno, almeno per quanto mi riguarda, è molto più vicina di quanto crediamo. Questo perché io ho un'amica e collega di corso, che appunto è di origini armene, ha dedicato il suo lavoro di tesi proprio a questi fatti. Io, per deformazione professionale, diciamo così,
do atto a chi ha scritto questa mozione che comunque i fatti storici riportati sono corretti, e per questo credo che anche che sia giusto che le scuole vengano comunque sensibilizzate su temi che riguardano la storia del Novecento, dato che la disciplina, la storia non se la passa troppo bene negli ultimi tempi. Condividiamo quindi quanto promosso comunque da questa mozione, dato che tra l'altro c'è anche una proposta di legge in Parlamento che, se non vado errato, è stata presentata dal gruppo del Partito Democratico, proprio il riconoscimento anche ufficiale da parte dell'Italia di questo genocidio. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri? Consigliere Valdaca, prego. Sì, mi associo a quanto detto dal consigliere Benassi. Siamo d'accordo con quanto esprime la mozione. Mi si permetterà una nota, insomma, minimamente polemica, però continuiamo ad avere in consiglio mozioni ex articolo 58 che forse potrebbero fare un iter, insomma, un po' più tranquillo e ragionato nelle commissioni. Capisco che domani è il 24 aprile, ma insomma che domani sarebbe stato il 24 aprile lo sapevamo da qualche giorno, se permetta la battuta. Quindi credo che anche noi, insomma, presentando la mozione sui pazzi, addirittura l'anniversario che era a marzo è scavallato, nonostante l'avessimo presentata in commissione piuttosto per tempo. Poi ci sono stati un po' di disguidi burocratico-amministrativi sulla mozione, però abbiamo rispettato i tempi ed abbiamo rispettato quanto concordato nelle ultime conferenze di capigruppo, di evitare questa, come dire, gemmazione di mozioni ex articolo 58 in continuo in consiglio, che insomma comincia a diventare un po' antipatico. Quindi oggi, se la consigliera Cerquoni intende portare avanti la mozione e chiedere oggi la votazione, voteremo favorevolmente, perché ripeto, sul merito siamo d'accordo, però è l'ultima volta che votiamo cose ex articolo 58 se non ne ravviseremo motivi di urgenza seria. Quindi capiamo il Presidente che l'ha ammessa, essendoci appunto la concomitanza della data dell'anniversario, però da parte nostra, insomma, non c'era tutta questa urgenza, o quantomeno la mozione poteva fare un iter diverso. Quindi lo diciamo oggi ufficialmente, in modo che nessuno poi ci possa dire che vogliamo fare sgarbi politici a qualche gruppo, ma da qui in avanti valuteremo con molta attenzione queste mozioni ex articolo 58, soprattutto perché, ripeto, c'erano dei precisi accordi presi nelle conferenze di capigruppo in merito a queste mozioni. Grazie. Grazie consigliere Valdaca. A proposito della conferenza dei capigruppo a cui lei fa riferimento, la questione l'ho posta io e mi sono preso anche qualche attacco molto pesante per aver posto questa questione. Qualcuno mi ha chiamato sicario della democrazia. Comunque andiamo avanti con la discussione. Ci sono altri interventi? Nessuno? Dichiarazione di voto? No, scusate. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Allora passiamo alla votazione. Prevole. Allora, chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Nessuno. Quindi l'atto è approvato con 16 voti a favore, nessun contrario, nessuna astenuta. Grazie, consiglio è chiuso, grazie.